Le Galaxy Buds dello scorso anno sono state tra le migliori cuffiette true wireless, perché sono piccoline, sono leggere, sono perfette per lo sport e anche ascoltare musica senza troppe pretese, però avevano un grosso limite, ovvero le chiamate in uscita, perché il microfono non lavorava al meglio e quindi non si sentiva praticamente bene, motivo per cui le ho sempre poi tolte per parlare e farmi sentire dai miei interlocutori. Ma adesso con le Buds Plus la storia è cambiata, sostanzialmente identiche dal punto di vista del design, adesso sono state migliorate all'interno con componenti che le rendono decisamente più in linea e soprattutto adesso sono delle cuffiette true wireless complete. Come avete visto la colorazione è un po' diversa, infatti sto utilizzando per questa recensione le Thom Browne, che sono assolutamente identiche dal punto di vista tecnologico, ma hanno un design leggermente differente, quindi con questa colorazione grigia del case e anche poi i classici colori Thom Browne. All'interno della confezione ci sono infatti queste Buds, ma anche il Galaxy Z Flip con questa personalizzazione e poi il Watch Active 2, credo che questa sia anche la cassa più piccolina, quella da 40 mm. Naturalmente un pacchetto particolare, poi destinato a chi vuole, eccetera, a chi magari apprezza poi questo design. Qualità e chiamata che cambia, perché adesso abbiamo tre microfoni, due esterni e uno interno. Quelli esterni riescono a isolare un po' la nostra voce e poi da quello che è il rumore circostante, quindi focalizzandosi su quella che è la nostra conversazione. Poi quello interno che invece lavora per migliorare tutto quanto, ottimizzarlo e permettere una chiamata vocale che sia assolutamente piacevole. Ambiente lavorativo, quindi siamo all'interno del nostro ufficio, quindi pareti molto vicine, qualche rimbombo ovviamente, però generalmente silenzio, generalmente per questo momento in cui siamo in pochi. Adesso usciamo e vediamo la prova più difficile, quella in movimento. Non ho il caschetto perché siamo all'interno della nostra proprietà, poco vento, ma comunque sto andando a 10-15 km orari, meno che con questo nuovo Ninebot, questo è l'audio che potete sentire con le vostre orecchie. Adesso vado al massimo. Qui siamo invece all'aperto con poca gente intorno, pochi rumori mentali se non qualche macchina che passa. L'audio che sta ascoltando arriva dalle vecchie Galaxy Buds dello scorso anno, sempre un po' metallico, molto compresso, secondo la mia opinione sotto la sufficienza. E la differenza la sentite subito, adesso sto parlando tramite le Galaxy Buds Plus, anche il mio interlocutore ha sentito molto la differenza, questo perché ci sono adesso tre microfoni, due esterni, uno interno, i due esterni sostanzialmente isolano la mia voce rispetto ai rumori ambientali, poi si focalizzano ecco sulle mie tonalità e soprattutto poi ecco abbiamo un sistema sicuramente più adatto alle conversazioni vocali. Qualità che migliora anche in ingresso, ovviamente sempre curata da KG, adesso abbiamo altoparlanti a due vie, ciò significa che abbiamo dei tweeter che gestiscono alti e medi e dei woofer che invece gestiscono i bassi su ogni singolo auricolare. La differenza si sente soprattutto sui bassi, quando ascoltiamo ad esempio dell'hip hop, del pop oppure qualsiasi brano con la batteria, si percepisce un impatto diverso, di contro si possono coprire leggermente i medi e gli alti. Migliorata sensibilmente anche l'autonomia, le Galaxy Buds Plus probabilmente sono le migliori sotto questo fronte che si possono adesso acquistare, sto chiaramente parlando delle True Wireless e garantiscono tra le 11 ore e le 11 ore e mezza continuative, questo senza contare il case che può garantire un'altra carica completa, quindi possiamo arrivare a un totalone di ben 22 ore. Case che non è quasi cambiato, adesso abbiamo ovviamente diverse colorazioni, quello Thom Browne lo mettiamo un attimo da parte, vi mostro quello nero che è decisamente più glossy, cosa che non apprezzo particolarmente perché poi attira tutte le impronte, però resta la carica wireless, quindi possiamo semplicemente sfruttarla con qualsiasi supporto che ha lo standard Qi. Sufficiente invece l'isolamento, che è un po' il tallone d'Achille di queste Buds Plus rispetto alla concorrenza, non c'è infatti riduzione del rumore di fondo ma neanche la cancellazione, quindi semplicemente sono delle true wireless con i gommini che poi ci isolano leggermente dall'ambiente esterno. Facciamo un rapido giro anche all'interno dell'applicazione perché dicevo qualcosa è cambiato, innanzitutto vedete questa animazione che tra l'altro è subito disponibile quando apriamo il case, quindi anche alla prima installazione è davvero facilissimo, questa è una cosa che mi ha fatto assolutamente piacere anche perché l'esperienza iniziale poi conta. Vedete il suono ambientale che può essere cambiato, io adesso lo sto modificando, naturalmente in questo momento ho sentito ad esempio l'auto che ha accelerato dietro di noi, l'ho sentita maggiormente perché i microfoni mi aiutano ad ascoltare quello che è il suono ambientale, questa cosa può essere simpatica assolutamente poi quando anche non vogliamo togliere le cuffiette.
abbasso così non sento intorno a me, possiamo equalizzare anche questa grafica poi migliorata con le ultime generazioni, e poi abbiamo ovviamente i tocchi, quindi ad esempio con il touchpad vi faccio vedere quello che a noi interessa, quello che poi mancava, ovvero la pressione prolungata che adesso io ho scelto sul destro può attivare Spotify direttamente. Vi faccio vedere live come funziona, abbasso la tendina così spunterà lì tra le notifiche. Tengo pigiato, si connette a Spotify ed è ripartito subito all'ultimo brano che stavo ascoltando. Poi posso gestirlo normalmente, quindi play, pausa, insomma poi doppio tocco per cambiare traccia, quello che poi abbiamo fatto sempre classicamente. E siamo arrivati alle conclusioni, nel frattempo qui è calato il sole ma è anche un pochino di freddo. Ovviamente Samsung ha fatto un buon lavoro, quindi queste Galaxy Buds Plus sono più convincenti rispetto alla prima generazione, hanno aggiunto ciò che mancava poi di più importante, quindi l'audio in chiamata, ma manca ancora ad esempio la possibilità di gestire il volume, cosa che alcune cuffiette True Wireless invece stanno pian piano inserendo. Manca poi, come detto, anche un isolamento completo con la riduzione o cancellazione del rumore di fondo. Restano comunque delle ottime soluzioni per fare sport, per parlare in libertà all'interno di qualsiasi ambiente, perché sono e restano sempre molto piccolini e leggere, e questa davvero fa la differenza quando soprattutto dobbiamo inserirle all'interno del nostro orecchio. Sono comode, poi come avete visto ci sono anche tre paia di cuffiette alternative per rispondere a tutte le esigenze. Prezzo di 169 euro al listino, ma io già le ho viste online anche su Amazon intorno ai 150 euro nelle tre colorazioni classiche, quindi il nero, il bianco e il blu. Qualcosina di più invece se voleste questo design legato al brand Thom Browne, che poi vi ho fatto vedere brevemente in questo video. Maggiori informazioni le trovate comunque qui sotto nella recensione completa che è appena andata online su hdblog.it. Ciao!